Ci auguriamo che il Presidente porti un messaggio prima di tutto di solidarietà alle famiglie che hanno bisogno oggi di tutto, hanno bisogno di un alloggio, hanno bisogno di una doccia dove poter, di un bagno dove poter fare una doccia, hanno bisogno di assistenza psicologica, hanno bisogno di assistenza materiale per i propri figli. Ci auguriamo che il Presidente prenda un impegno serio con la cittadinanza, di vicinanza, con i fatti, non con le chiacchiere. Speriamo semplicemente che il Presidente non si fermi qui in piazza solamente a vedere le cose belle, ma bensì che venga dove è successo il terremoto e si renda conto che le persone stanno per strada, non hanno abiti, non hanno da mangiare e si continua tra ufficio e ufficio per gli alloggi, però comunque stiamo per strada, nessuno ci offre niente e stiamo qua. Chiedo aiuto al Presidente, così come lo chiedo all'Italia in tutta, così come è stato fatto in passato per altre zone disastrate, così lo chiedo per noi. Siamo un'isola turistica, viviamo di turismo, abbiamo perso la casa, abbiamo perso tutto, quindi speriamo in un aiuto concreto. Aiutateci, non dimenticateci, noi siamo operai, siamo grandi lavoratori e ci teniamo tanto a Ischia. E vogliamo essere aiutati perché è un'isola bellissima e quindi deve continuare a vivere. È un'isola che dà tanto lavoro a tanti giovani e quindi adesso siamo in una situazione di crisi perché si è fermata tutta l'economia e parlo soprattutto di Casamicciola che ormai è isolata dal punto di vista dei turisti perché non arrivano, non c'è gente e quindi l'economia è ferma. Signor Presidente, deve intervenire immediatamente a far costruire una Casamicciola sana. Nel Piemonte della Misericordia è una zona ampissima, quindi possono venire tante case in sicurezza.